Siamo con Coach Giampaolo Di Lorenzo. Forlì si è sconfitta Treviglio, contiene però la differenza canestri. Treviglio, che si è presentato oggettivamente con l'abito della festa, ha fatto una grandissima partita. Voi oggettivamente no. Non siamo riusciti a fare il piano partita, eravamo precisi, sapevamo che erano tre giocatori di assoluto talento per vari motivi, vedi Guarino, vedi Rossi, vedi Gamba, noi le cose dobbiamo fare subito il primo quarto per cercare di indirizzare la partita come volevamo noi, insomma non ci siamo riusciti, da lì è stata una rincorsa per 40 minuti e qui non puoi rincorrere più di tanto, sinceramente. In più non è una scusa, però un arbitraggio abbastanza, non dico scandaloso, però abbastanza protagonista, ma non solo nei nostri confronti, pure il tecnico fischiato a Raschi, il tecnico fischiato a noi, quando innervosito la partita, soprattutto chi doveva impedire con innervosito, e la partita è venuta fuori storta. Scelte sbagliate, in attacco, quando ci metteva una zona contro alcuni nostri attacchi, invece di festeggiare, di essere più tranquilli, dobbiamo cercare gli scarichi più lontani, abbiamo cercato di scarichi più vicino, abbiamo fatto una marea di palle perse, lanciando in contropiede, abbiamo fatto il contrario di quello che potevamo fare. La zona che settimana avevi anticipato non l'avranno, invece in realtà l'hanno fatta e vi ha sorpreso anche. No, l'hanno fatto su tutte le situazioni nostre di pick and roll, perché evidentemente avevano paura. Ma quella deve essere una nostra forza, non è che con la zona per un piano di scelta tattica, a dire la zona stessa è una condizione un po' dalla disperata, questo invece è stato proprio una scelta per paura dei nostri pick and roll, però noi abbiamo anche le alternative a tutto ciò e non l'abbiamo fatto. Al di là dell'esclusione poi per falli, forse Villani, che è un giocatore che è centrale nel tuo schema, nel tuo gioco, nella tua idea, è veramente così, non è riuscito proprio a entrare mai in partita. Villani effettivamente non ha fatto un bel mese, invece è molto molto al di sotto delle sue possibilità, si è portato dietro l'infortunio, il recupero, probabilmente dentro la sua testa è convinto di essere al 100% e si comporta come se fosse al 100% in realtà. Devi fare due passi indietro e accontentarsi di non fare danni in questo momento. In questo momento non solo i contristi hanno un rapporto particolare, per dire tranquillamente, non solo non è un giocatore positivo, ma crea anche dei problemi alla squadra. Però è effettivamente il giocatore che a me manca in questo momento. In compenso si ritorna in Romagna con un Frassinetti assolutamente ritrovato per spirito e anche feeling con la partita e col canestro. No, se devo dire la verità, a parte di Gevano, però tutte le partite importanti da sempre giocare. È un giocatore che probabilmente si fatta in queste condizioni, si fatta di più forse fuori casa, piacere anche perché è stato positivo per tutta la partita. Bene, grazie, in bocca al lupo. Ciao.